Era un mattino d'inverno. Lei doveva fare troppe cose. Lui cominciò a piangere. Iniziò un incubo. Mercoledì 30 gennaio 2002. Montroz, frazione del comune di Cogne, Valle d'Aosta. Ore 8:50. Davanti a una chalet a due piani ci sono i medici del 118. Sono venuti perché c'è un bambino che sta male, Samuele Lorenzi, 3 anni. Li ha chiamati la sua mamma, Anna Maria Franzoni. Come si chiama? 3 anni, Samuele. Il cognome? C'è Lorenzi. È tutto insanguinato, è vomitato tutto il sangue. Chiama i medici con aria molto eccitata, sofferta, dice: mio figlio vomita sangue. Venite a prenderlo, vomita sangue. Samuele ha un'enorme fasciatura sulla fronte. Perché un bambino che vomita sangue ha la fronte fasciata? Ore 8:56. La mamma, Anna Maria Franzoni, 31 anni, non risponde. Resta immobile, in lacrime. Parla invece il suo medico di famiglia, Ada Satragni. Ha fasciato lei il bambino dopo aver ricevuto la telefonata disperata della madre. Anna Maria diceva che al figlio era scoppiato il cervello. La dottoressa Satragni ha pensato a un aneurisma cerebrale. Dice che evidentemente può essere avvenuta un'implosione del cervello, perché i bambini a quell'età non hanno ancora il cranio ben saldato. Ma il medico del 118 non la pensa così. Questi soccorritori vedono tutto quel sangue e pensano che non sia un aneurisma. Samuele ha la testa piena di ferite. Chiamano i carabinieri. Ore 9:19. Samuele viene portato con l'elisoccorso all'ospedale. Ore 9:55. Al pronto soccorso di Aosta, Samuele Lorenzi viene dichiarato morto. È ufficiale. L'hanno ucciso. È una storia agghiacciante. A Cogne, in Val d'Aosta, un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in casa con il cranio fracassato. A scoprirlo la madre. Per i medici il bimbo è stato ucciso. Per ora non ci sono indagati, ma in tutta la regione è scattata la caccia. Giovedì 31 gennaio, ore 8. Sono passate 24 ore dalla morte del piccolo Samuele Lorenzi. Le indagini sono in mano ai carabinieri e alla procura di Aosta, che ascoltano subito Anna Maria Franzoni. L'ha trovato lei, il suo bambino, in quella pozza di sangue. La donna è ancora in stato di shock. La signora Franzoni era una madre disperata che aveva perso in maniera così tragica il bambino. Continua a chiedersi come sia potuta accadere una cosa del genere. Anna Maria racconta che quella mattina lascia in casa il piccolo Samuele per pochi minuti, giusto il tempo di accompagnare l'altro figlio, Davide, alla fermata dello scuolabus. Prima di uscire porta Samuele, che si è svegliato piangendo, in camera dei genitori, nel lettone, per calmarlo. Circa 8 minuti dopo, Anna Maria è di nuovo a casa. Quando è rientrata dice di essere scesa e di aver visto il bambino coperto. Tant'è vero che dice: ho pensato stesse giocando e mi facesse uno scherzo. Ma c'è qualcosa di strano. Samuele respira in un modo un po' forte. Solleva il piumone e si ritrova il cervello del figlio tra le mani. Chiama la Satragni, chiama la vicina, arriva anche la Ferro, arriva
Peret, Vito Peret, che abita nella casa più sua. Insomma, in pochi minuti in quella casa, tra poi successivamente Elis Occola, sono 13-14 persone. Sono entrato così, ho guardato, ho visto che la camera era di sangue dappertutto. Bambino io l'ho visto tutto insanguinato, tutti i capelli bagnati di sangue. Cercavano di aprire un po' la bocca con il dito così. Dunque, secondo il racconto di Anna Maria, mentre lei accompagnava il figlio Davide alla fermata dello scuolabus, l'assassino è entrato e ha ucciso Samuele. Gli inquirenti escludono che si tratti di un furto finito male. La casa non mostra segni di effrazione e dentro è tutto in ordine. Nelle indagini entrano anche gli uomini del RIS di Parma, guidati dal colonnello Luciano Garofano. La camera da letto di Anna Maria è la chiave di tutto. Mi resi conto che l'omicidio si era risolto quasi totalmente in quella stanza. Una stanza dove si vedeva che era avvenuto un massacro. C'è sangue ovunque, sul piumone, sulle lenzuola, sulla parete dietro la testiera del letto, perfino sul soffitto. Quel sangue può dire molto. Il RIS userà una tecnologia all'avanguardia, la BPA. BPA sta per Bloodstain Pattern Analysis, che tradotto in italiano significa lo studio della morfologia della distribuzione delle macchie di sangue. Tutto questo consente di fare delle ipotesi sulla dinamica dell'aggressione, soprattutto quando coniugata con altre evidenze fisiche, che sono le tracce di sangue, il DNA, le impronte digitali e così via. È chiaro che la zona teatro dell'omicidio è stata inquinata, perché i fatti sono avvenuti prima che i carabinieri fossero informati, cioè c'è stato l'intervento della dottoressa Satragni, c'è stato poi il via vai, poi sono entrati i soccorritori in questa casa. I carabinieri fin dall'inizio devono ricostruire i movimenti di chiunque sia stato in quella casa. E quindi devono ricostruire la successione degli avvenimenti, minuto per minuto, testimonianza per testimonianza. I carabinieri decidono di fare un sopralluogo insieme alla dottoressa Ada Satragni, il medico curante di Anna Maria che per prima ha soccorso Samuele. Io ho detto, Dio mio, ma che cosa è successo? E sono intervenuta, il bambino respirava ancora, perciò mi premuravo di tenerlo in vita. Esatto. Comunque quando è arrivata lei in casa c'era solo la madre? C'era solo la madre, sì, disperata. Il bambino che giaceva supino qua, e l'ho avvicinato a me perché desideravo pulirle il viso che era completamente coperto di sangue. Io ho preso il bambino e l'ho portato qui fuori. Con il cuscino, sopra il cuscino c'era una coperta, ecco, io l'ho portato qui. Quindi ha visto se per caso la mamma è andata su e giù per la casa nel mentre della La mamma può darsi, ecco, che sia andata giù per la casa, perché è stata comunque tutto sommato nella disperazione, sì. E cercava molto di darmi un aiuto. A Cogne intanto si diffonde la paura. È un paese tranquillo di 1500 persone che vivono e si conoscono bene. Una cosa così non era mai successa. Cogna esterrefatta, incredula e in parte anche profondamente arrabbiata. C'è paura, compreso gli adulti, non solo i bambini, non solo le mamme, ma insomma è cambiato un attimino qualcosa. La preoccupazione c'è sempre, fin quando non hanno trovato chi è stato, siamo sempre preoccupati. Chi può essere l'assassino? Un pedofilo? Un serial killer? No. Dopo il ladro, neppure l'ipotesi del maniaco venuto da fuori trova riscontri. Ma la strada da seguire potrebbe essere un'altra. Se l'assassino fosse qualcuno che, colpendo Samuele, ha voluto colpire la sua famiglia? Se le vere vittime di questo delitto fossero i genitori di Samuele, Anna Maria Franzoni e Stefano Lorenzi? Mi
Mercoledì 30 gennaio 2002, Cogne, Val d'Aosta. Anna Maria Franzoni, dopo aver accompagnato l'altro figlio a scuola, rientra in casa e trova il figlio piccolo, Samuele Lorenzi, in un lago di sangue. È stato ucciso. Ma chi può massacrare un bambino di 3 anni in casa sua in così pochi minuti? Le indagini battono ogni pista, dal ladro al pedofilo al serial killer. Ma questo terribile omicidio potrebbe essere una vendetta. Una vendetta contro i genitori di Samuele, Anna Maria Franzoni e Stefano Lorenzi. Gli inquirenti cominciano a scavare nel passato di questa giovane coppia distrutta. Anna Maria Franzoni e Stefano Lorenzi non sono di Cogne. Arrivano dalle montagne bolognesi e a Cogne si conoscono in vacanza. Lei va a Cogne subito dopo la maturità e va a lavorare in un bed and breakfast gestito da amici. E lui andava a Cogne in vacanza, sono conosciuti così, si innamorano. C'è un'affinità di caratteri. Quando si sposano, decidono di stabilirsi nel paese che li ha fatti innamorare. A Cogne, Anna Maria lavora un po' come ragioniera, ma con la nascita dei figli, Davide e Samuele, sceglie di fare la mamma. Stefano invece crea un'impresa di impianti elettrici, piccola ma di successo. La cosa straordinaria di questi due è che non sono di Cogne, che però si ambientano e diventano più cognesi, come si dice, dei cognesi. Lui era addirittura assessore, era consigliere comunale, era nel soccorso alpino, cioè si era inserito benissimo. Quali nemici può avere una coppia così? Chi può odiarli al punto da uccidergli un figlio? Gli inquirenti vogliono capire se c'è qualcuno che possa avercela con la famiglia Lorenzi. Allora chi? Indagare inevitabilmente i vicini di casa. I vicini di casa con i quali la famiglia Lorenzi aveva rapporti più o meno saltuari, non c'era un grande feeling. Anna Maria e Stefano raccontano che per costruire lo chalet hanno avuto screzi con un vicino, Ulisse Guichardaz, un guardaparco. Ulisse Guichardaz è un tipo particolare, un tipo che indossa una parrucca, un tipo che è un tipo estroso. C'era stata una questione di soldi per i passaggi, per permessi di passaggio nella proprietà. Secondo Anna Maria Franzoni, Ulisse Guichardaz è un personaggio un po' strano. Veniva indicato perché avrebbe potuto nascondersi per spiare la signora e poi non visto correre in casa appena lei si allontanava. Il giorno prima del delitto aveva sgridato Samuele in modo un po' cattivo. Da qui a sospettare di lui il passo è breve. Ma Anna Maria e Stefano sospettano anche di qualcun altro. Si tratta di Daniela Ferrod, la vicina di casa dei Lorenzi. Loro sospettano Daniela Ferrod per un motivo molto semplice, perché c'erano delle frizioni tra loro. Pareva persona anch'essa invidiosa, irascibile, che spiava attraverso le finestre. Daniela Ferrod è stata la prima a entrare nello chalet dopo la richiesta di aiuto di Anna Maria, la prima a vedere Samuele in un bagno di sangue prima ancora della dottoressa Satragni. Anna Maria pensa che la vicina nasconda qualcosa. In un'intercettazione si immagina questa scena. Samuele, lei ha cominciato a dirle qualcosa? Abitava veramente a pochi passi ed era l'unica persona che avrebbe potuto entrare in casa, uccidere il bambino e rientrare a casa sua senza che nessuno la vedesse. Nello spazio minimo di tempo in cui la Franzoni andava allo scuolabus e tornava indietro. Ma Daniela Ferrod e Ulisse Guichardaz non sono gli unici sospettati dei Lorenzi. Ci sono anche i coniugi Perratone. La signora Perratone, ancora stravolta per la perdita di una figlia prematura, avrebbe detto ai Lorenzi: «Dovreste provare anche voi cosa significa.
Una frase che dopo quello che è successo suona maledetta. Secondo loro questo poteva essere un motivo di invidia nei loro confronti, che invece di figli ne avevano due, quindi per aver spinto la donna a introdursi in casa uccide. Invidia, gelosia, vendetta. Ecco quale potrebbe essere il movente dell'omicidio, secondo i Lorenzi. Ma l'assassino chi è? Ulisse Guichardaz? Daniela Ferrò? Iperratone? Gli inquirenti mettono tutti sotto controllo, ma il loro lavoro si fa sempre più difficile. A complicare le cose è arrivata la TV. Cogne è assediata dai giornalisti. L'interesse mediatico è stato subito fortissimo, perché si sono mescolati vari elementi. Il primo elemento è sicuramente il mistero. In più c'è un altro elemento da non trascurare, che Anna Maria Frazzoni è una bella donna. Colpisce invidia, richiama quindi l'attenzione molto facilmente. I media vogliono capire, informare, ma stavolta vogliono fare qualcosa di più, gli investigatori. Sul caso Cogne, i quotidiani, carta stampata, ma anche le televisioni hanno investito molto, mandando giornalisti per fare le indagini parallele che di solito si cerca di fare. Quindi c'è l'indagine dei carabinieri, entra in gioco il RIS, ci stanno anche i giornali. Le indagini dei media coinvolgono esperti, dibattiti, salotti. In diretta da Aosta, Paola Mascioli. Perfino ricostruzioni da telefilm. L'ansia di arrivare al colpevole scavalca la cronaca. L'autore del delitto si muoveva a casa con grande conoscenza. Piccolo Samuele era stato ucciso. Ricordiamoci del piano terra. Chi e perché ha ucciso Samuele? Che cos'è accaduto quel 30 gennaio del 2002? Gli interrogativi su questa storia terribile sono ancora molti. Ma questa indagine mediatica fa infuriare la procura d'Aosta. Io ho deciso che non rendo più nessuna dichiarazione, mi spiace. È una scelta a cui sono stata obbligata da una parte di loro. Loro chi? Potrebbe. Loro, quando dico loro, è per non dire voi, perché voi è troppo confidenziale. Noi diciamo che abbiamo lavorato in maniera un po' disagevole, perché c'è stata questa invasione dei media che venivano fatti non veri, ecco, e allora lì come fai a difenderti? Come fai? Dovresti passare la vita a fare delle conferenze stampa per dire guardate che non è così, voi vi sbagliate. Fino a mercoledì 30 gennaio Cogne era solo un piccolo comune di montagna. Ora Cogne è Samuele, è lo chalet della morte, lo sguardo attonito di Anna Maria e quello sfuggente degli altri abitanti. Sarebbe ora che si smettesse adesso di castigare la comunità di Cogne e specialmente di castigare coloro che sono accusati di aver commesso questo orrendo delitto. Così il 9 febbraio, il giorno del funerale, di Cogne ce ne sono due. Il paese reale, col lutto al braccio, che si ferma per stringersi intorno ai Lorenzi e alla bara di Samuele. Poi c'è il paese dei media, restituito agli italiani attraverso le lacrime di Stefano e di Anna Maria. Il parroco Don Corrado ha portato le riflessioni al culmine quando ha detto: la verità, quando la conosceremo, riaprirà la ferita, ma sarà anche la liberazione dall'incubo che ci opprime. Dopo la sepoltura, l'abbraccio di tutto il paese ai genitori, alla madre in particolare. I media però finiscono per dividere anche Cogne e Lorenzi. I sospetti della donna e del marito Stefano vengono intercettati dai giornalisti e sbattuti in prima pagina. In paese scoppia il putiferio. Quando la signora ha incominciato a lanciare il sasso nei confronti della signora Ferro prima e poi nei confronti di Guichard, anche di altre persone, di Cogne, allora ha dovuto prendere le distanze. I Lorenzi decidono di andarsene e si stabiliscono a Monte Acuto Vallese, sulle montagne bolognesi, luogo d'origine di Anna Maria. Intanto le indagini, quelle vere, vanno avanti. Il RIS porta via dallo chalet 10 sacchi neri pieni di oggetti. Si tratta di materiale utile per individuare tracce del possibile assassino. Intanto una cosa è certa,
All'interno e all'esterno della casa non sono state trovate tracce di estranei. Noi abbiamo fatto tantissime analisi genetiche, tutto il sangue che noi abbiamo trovato era sempre soltanto di Samuele Lorenzi. C'era anche il problema dell'arma che non è stata ritrovata, non sono state trovate tracce eventualmente di sangue che poteva essere anche caduto dall'arma all'esterno della casa. Non solo. Gli inquirenti non trovano nulla contro i principali sospettati dei Lorenzi, e cioè Daniela Ferrod, Ulisse Ghisciardas e i coniugi Perratone. I carabinieri hanno verificato che erano difficilmente sospettabili per l'ora in cui è stato commesso il delitto, perché non c'erano, perché avevano testimoni che provavano che erano lì a fare un certo lavoro o che erano andati altrove. Chi è allora l'assassino di Samuele Lorenzi? Gli inquirenti vogliono sentire ancora Anna Maria Franzoni, l'ultima persona che ha visto Samuele vivo. Oggi la signora Anna Maria Franzoni, la madre del piccolo Samuele Lorenzi, trovato morto nella sua abitazione di Cogne 2 settimane fa, è stata sentita dal procuratore capo di Aosta, Maria del Savio Bonaudo. A quanto si sa, la signora Franzoni, sempre assistita dal suo avvocato, il professor Carlo Federico Grosso, avrebbe riferito tutto quello che ricordava della tragica mattina. Sì, perché sono io lì per mettermi le scarpe, sempre con lui. E buttiamo le scarpe. Era più o meno metà delle scale. Allora, scendo giù. Lo prendo in braccio. E l'ho sentito un po' caldo, forse perché dormiva. Mi era molto addormentato. L'ho preso, l'ho messo dalla mia parte nel letto. La donna torna a raccontare quello che è successo quella tragica mattina. Ore 8 e 16. Anna Maria e Davide si incamminano verso la fermata dello scuola bus. Mi sono allacciate le scarpe lì fuori. Davide nel mentre aveva fatto il pezzo del marciapiede, la scala, aveva preso la bici dalla scala e si stava incamminando. Io dietro l'ho seguito. Ore 8 e 24. Anna Maria è di nuovo a casa. Io mi sono sempre chiesto come fece a non notare le macchie sul soffitto, ad esempio, di sangue, insomma, è casa sua, a maggior ragione avrebbe dovuto notare il minimo cambiamento. È stata una questione di attimo, perché ho sentito lui che respirava, un po' forte, un po' strano. Ho tirato giù così. All'interrogatorio ha detto: io l'ho toccato con un dito, gli ho toccato la fronte e mi è rimasto un pezzo di cervello sul dito, e io l'ho guardato e ho detto: ma adesso io ho una parte di lui, e come posso fare? E non gliela posso restituire. Penso magari che qualcuno volesse me, che magari l'ho visto gli occhi di me, che si è trovato lui. Ma anche qui non trovo risposta. Non lo so. Per me è ancora... Si mettono in vita. Ho perso mio figlio in quel modo e non so nemmeno.
Per gli inquirenti, questo è il racconto di una madre sconvolta, agitata, disperata. Ma è anche un racconto pieno di contraddizioni. Anna Maria Franzoni ha avuto un comportamento strano mentre chiamava i soccorsi. Troppo strano. Tutto il sangue. Si è contraddetta nei fatti con le telefonate, perché prima dice al telefono ai 118 sta vomitando sangue dalla bocca, invece poi la dottoressa Satrani al telefono dice gli è scoppiata la testa e stranissimamente neanche un minuto dopo dice alla segretaria del marito che Samuele è morto e questo suona molto strano. Altrettanto strano è stato l'atteggiamento di Anna Maria davanti ai soccorritori, ferma, immobile, in lacrime. La donna avrebbe inoltre fatto al marito una richiesta sconcertante. Quando stanno portando via il bambino, lei si avvicina, e questa è una cosa sorprendente, e mi aiuta a farne un altro. E nell'intercettazione del 5 febbraio 2002, Anna Maria parla della vicina Daniela Ferrod come se ce l'avesse davanti. Perché Anna Maria descrive così bene una scena che non ha mai visto? Forse perché l'ha vissuta lei? Secondo il consulente psichiatrico della procura, la donna vive in una situazione di forte stress. È una madre sola, con due bimbi piccoli e una casa grande da gestire. Ma tutto questo basta per trasformarla nell'assassina di suo figlio? Il 28 febbraio 2002, il RIS ha completato le analisi sullo chalet della morte. La stanza da letto dei genitori e dei coniugi Lorenzi, dove viene trovato in fin di vita Samuele, è l'area più interessante. Una stanza piena di sangue distribuito in modo particolare. Sono tracce che si definiscono da forza centrifuga, quindi quelle tracce erano una sorta di traccianti della posizione, facilissime, inconfutabili. Secondo il RIS, l'assassino ha colpito Samuele in ginocchio, sul piumone, con un oggetto di media pesantezza. Ma c'è ancora una cosa, la più interessante di tutte. Dalla stanza da letto, il RIS ha portato via un pigiama e un paio di zoccoli insanguinati. Quel sangue parla. Siamo sicuri che l'aggressore indossava il pigiama e colpito al centro del letto. Gli zoccoli, se non erano ai piedi del killer, si trovavano comunque nella stanza. Ma quel pigiama e quegli zoccoli sono da donna e sono di Anna Maria Franzoni. Gli inquirenti ormai non hanno più dubbi. Delitto di Cogne, mandato di arresto nella notte per la mamma del piccolo Samuele, accolta la richiesta del pubblico ministero. Anna Maria Franzoni, la madre del piccolo Samuele Lorenzi, trovato morto il 30 gennaio scorso nella casa di famiglia Cogne, è stata arrestata durante la notte dai carabinieri. È il 14 marzo 2002. Secondo il GIP di Aosta, l'assassino del piccolo Samuele Lorenzi è Anna Maria Franzoni, la sua mamma. A incastrarla ci sarebbero un pigiama e un paio di zoccoli insanguinati. L'arresto di Anna Maria Franzoni è una nuova tempesta mediatica. Avvocato, un attimo. In questo caso c'è una tragedia nella tragedia. Ma lei permesso, di loro. Permesso. Prego. Ovviamente io ritengo che loro non c'entrano minimamente. Il paese si divide, innocentisti da un lato, colpevolisti dall'altro. L'importante è che sia questo, che i magistrati siano ben ben sicuri di quello che fanno. Noi siamo agghiacciati di queste cose, mi dispiace. Io lo giudico una persona per bene, nessun magistrato è mai stato capace a dire sei tu. È una cosa impossibile che una mamma possa fare una roba del genere. Per me quelle sono tutte calunnie. Il desiderio di chiunque nell'opinione pubblica è
non può essere stata la madre. Una madre non fa queste cose. E poi questo si mescola con il dubbio. E se fosse stata la madre? Per me lei, qualunque madre, ha avuto tante volte l'istinto di ammazzare i figli. A tutti viene. Chiaro che lo sopprimi, è logico. Non avrei mai pensato una cosa del genere. Che si potesse arrivare a fare quello che ha fatto. Paura è dentro di noi, perché domani posso farlo io, chiunque. È per questo che ci colpisce così tanto, secondo me. Ci medesimiamo, non so. Ma Anna Maria nega ogni accusa. Dice che quella mattina il pigiama l'aveva buttato sul letto. E il suo avvocato, il principe del foro Carlo Federico Grosso, presenta una perizia che conferma la versione di Anna Maria. Ieri i periti della famiglia sono passati al contrattacco, sono arrivati in procura con una riproduzione plastica di quanto potrebbe essere accaduto nella stanza del delitto. Ci sarebbe un pigiama che riproduce le macchie di sangue e proprio quelle macchie dimostrerebbero che non è stato indossato da chi ha colpito Samuele, ma era solo lì, poggiato sul letto, proprio come ha raccontato Anna Maria Lorenzi. Chi ha ragione allora? I RIS o i periti dell'avvocato Grosso? E soprattutto, Anna Maria è colpevole o no dell'omicidio del suo bambino? 15 giorni dopo l'arresto, la risposta sembra essere a favore della Franzoni. Il Tribunale del Riesame di Torino annulla l'ordinanza del GIP di Aosta. I giudici torinesi danno ragione alla difesa. Il pigiama potrebbe non essere stato indossato dall'assassino al momento del delitto. Anche il sangue trovato sugli zoccoli non può essere una prova schiacciante di colpevolezza. E non è tutto. Secondo il Tribunale del Riesame, gli alibi dei vicini dei Lorenzi, soprattutto quello di Daniela Ferrod, non risultano convincenti. Dopo la prima decisione del Tribunale del Riesame, io sono rimasta incredula. E i giornalisti l'ho anche detto, perché in effetti non me l'aspettavo a fronte di questo quadro probatorio così ricco. Anna Maria può tornare a casa a Monte Acuto Vallese. Ma scusate, ma vorrei andare in casa. Tanti auguri anche a voi, buona Pasqua, grazie. Ma questa storia è ancora tutta da scrivere. Cogne, 14 marzo 2002. L'omicidio che sta facendo impazzire stampa e TV italiane ha il suo colpevole. A uccidere Samuele Lorenzi, 3 anni, sarebbe stata la sua mamma, Anna Maria Franzoni, 31 anni. Secondo la procura di Aosta, contro la donna ci sono i suoi strani comportamenti, un pigiama e un paio di zoccoli insanguinati. Ma secondo il Tribunale del Riesame di Torino, queste prove non sono sufficienti. La Franzoni viene scarcerata. Ma non è che l'inizio. Nel giugno del 2002 arrivano due grosse novità. La prima è che la Cassazione annulla l'ordinanza del riesame di Torino. La difesa della Franzoni deve ripartire da zero. Ma la seconda novità riguarda proprio gli avvocati della Franzoni. Il 25 giugno Carlo Federico Grosso lascia e al suo posto arriva un altro principe del foro, Carlo Taormina. Carlo Taormina non è solo uno dei più famosi penalisti italiani, è anche un deputato di Forza Italia ed ex sottosegretario agli interni. Per la verità, la signora Franzoni, insieme al padre, insieme al marito, vennero da me prima che venisse arrestata, perché la difesa del professor Grosso non era di suo gradimento. Il professor Grosso rifiutava qualsiasi possibile sinergia con stampa e televisione. L'avvocato Taormina ha un altro concetto dei media. Li coinvolgerà pesantemente perché Anna Maria si difenda a muso duro. Voglio dimostrare che io sono innocente e sono una madre e voglio giustizia di mio figlio. E forse mai nessuno ha tenuto conto di tutto quello che viene fatto contro di me e che comunque sono una persona, una madre, e soffro. Fino a quel momento, fino a quando non sono entrato io nel processo, della vicenda di Cogne se ne parlava nella direzione di una madre assassina. Era diventato importante che si capisse in effetti tra l'opinione pubblica anzitutto come stessero le cose. E poi è fatalmente successo che appunto si siano svolti due processi, su questo non c'è ombra di dubbio, quello giudiziario e quello
è quello mediatico. Si è mai chiesta se lei abbia fatto e dimenticato? Tante volte. Succede, sa? Assolutamente sì, ci ho pensato, ripensato e ho detto, ma se dicono così forse ho fatto un qualcosa. Tantissime volte ci ho pensato e tantissime volte ho ricostruito pezzo per pezzo. Non potrei vivere con me stessa sapendo di aver fatto una cosa del genere. Poi perché? Io sento dentro di me il bene che volevo e che voglio tuttora, Samuele, mi manca abbracciarlo. Sono stanca, voglio giustizia. Io voglio giustizia per mio figlio. Anna Maria va anche al Maurizio Costanzo Show, dove fa un annuncio shock. Aspetta un altro figlio, Gioele, che nascerà a un anno esatto dalla morte di Samuele. Lei è un personaggio che quando appariva in televisione aveva un effetto boomerang, nel senso che o la amavi o la odiavi, non c'era un via di mezzo, per cui lei comunque risultava grandemente antipatica, soprattutto quando piangeva, soprattutto perché piangeva a comando. Si vedeva che era molto, molto recitata questa sofferenza. La strategia dell'avvocato Taormina è quella di attaccare, attaccare sempre. I fatti parlano chiaro. L'inchiesta è stata condotta male e devo dire che oggi la erronea conduzione dell'inchiesta è pagata dalla signora Franzoni. Per difendersi bisogna anche attaccare e lì è chiaro che hanno trovato un difensore che aveva questa tecnica della difesa non nel processo ma dal processo e quindi la patente di incapacità ci è stata data in maniera plateale sempre attraverso tutti i mezzi di informazione. Ci sono state tante di quelle carenze nel corso della investigazione che hanno fortemente minato la certezza dei dati. Cominciamo col dire ad esempio di un sequestro dei luoghi non prima delle 14.30 dello stesso giorno, l'autopsia del bambino che sarà fatta dopo 48 ore, ma il fatto più rilevante è appunto questo, che non c'era la confessione. L'avvocato Taormina ce l'ha soprattutto col RIS, che accusa di aver fatto un lavoro sbagliato. Secondo l'avvocato bisogna ripartire da zero. Non c'è un elemento dal quale poter trarre in maniera, non dico univoca, ma plausibile la conclusione cui è pervenuta l'accusa. Non gli zoccoli, non il pigiama, non i tempi. Tra la procura di Aosta e Taormina, ma soprattutto tra il RIS e l'avvocato, è guerra. Noi siamo stati confermati consulenti del pubblico ministero, questo dimostra la fiducia che ci è stata accordata fino adesso. Seguiremo il lavoro dei periti con grande serenità perché il caso di Cogne è stato affrontato con la stessa serietà e con la stessa scrupolosità con la quale abbiamo affrontato migliaia di altri casi omicidiari. Quindi non siamo che sereni. L'avvocato Taormina prima ha cercato di smontare la nostra tesi, poi è arrivato alle offese prima a RIS e poi a quelle personali, iniziando una campagna di denigrazione che continua. In mezzo resta una sola certezza. Anna Maria Franzoni è l'unica indagata per la morte di Samuele. Il 16 settembre 2003 al Tribunale di Torino si svolge l'udienza preliminare del processo di primo grado. Io scelgo per il giudizio abbreviato. Scelgo primo perché ritengo che Anna Maria Franzoni debba essere assolta. Nell'ipotesi di condanna che comunque sarebbe stata sottratta all'ergastolo. Secondo perché avevo grande timore di andare davanti a una corte d'assise ad Aosta, dove certamente avrei trovato una giuria popolare fortemente ostile. Noi andavamo in tribunale ad Aosta e trovavamo centinaia di persone intorno che ti stavano là, che sembrava che ti volessero accoltellare da un momento all'altro e ti dicevano alla Franzoni assassina e a me l'avvocato dell'assassina. La procura porta in aula tutti gli elementi raccolti durante le indagini per ricostruire le varie fasi dell'omicidio. Tra gli altri ce n'è uno molto importante, la registrazione di una telefonata fatta al 118 da Stefano Lorenzi poche ore prima della morte del piccolo Samuele. Secondo l'accusa, ecco cosa è successo mercoledì 30 gennaio 2002. Sono le 5.30, Anna Maria si sente male. Suo marito Stefano chiama il 118. Sveglia marito e gli dice: sto male, sudori freddi,
debolezza con varie motivazioni del suo star male, tant'è che chiamano il 118. Buongiorno, sono il suo signore Piccoli. Io ho un nome che non si sente bene. Sì, come si chiama? Trondoni Anna Maria. Che cos'ha? No, dice che si sente mancare il respiro, più che altro si sente, non si sente le braccia e le gambe, se ne sente addormentato, un certo corpo, si sente un po' dormire, diciamo. Arriva la guardia medica che parla di uno stato emotivo particolarmente eccitato, disturbato, come di un stato di ansia, come di una crisi nervosa. Ore 7:30. Anna Maria vorrebbe che il marito restasse a casa con lei. Stefano Lorenzi come si comporta? Si mette un po' vicino al letto con lei, sul letto con lei, le batte sulla spalla, dice va tutto bene, si va tutto bene, si alza e va a lavorare. E lei rimane lì, col suo malessere, i suoi fantasmi e i due figli. Ore 7:50. Anna Maria e il figlio Davide fanno colazione. Samuele dorme. Aveva portato Davide lì sopra nella zona giorno dove l'aveva cambiato e aveva provveduto a dargli la colazione. Davide ha finito di mangiare, ma Anna Maria sente il pianto di Samuele. La donna scende nella zona notte e trova il bambino sulle scale. Samuele si era svegliato, per tenerlo buono l'aveva messo nel lettone. Anna Maria è in ritardo. Il pulmino della scuola sta arrivando. Deve sbrigarsi. Ma Samuele scoppia a piangere di nuovo. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. C'era stata una iniziale aggressione di lato al letto, dimostrata dalle tracce di sangue che erano presenti sulla porta d'ingresso della stanza da letto, che era aperta evidentemente quando avveniva l'omicidio. Poi la signora Franzoni era salita sul letto e gran parte dell'azione era avvenuta col pigiama indossato sul letto. Poi dal primo colpo all'ultimo purtroppo c'è una continuità sulla quale poi la mente gioca poco, diventa molto, molto meccanico. Su Samuele sono state trovate 17 ferite. Era un bambino che piangeva molto, una persona con dei problemi psicologici evidenti e con una crisi che aveva radici più profonde. Ebbene, in funzione di questo ennesimo pianto si è innescato un meccanismo di reattività, di aggressione. Dopodiché la svestizione, l'eliminazione delle tracce più evidenti, ma non molte sul viso, il ritorno al piano superiore, l'accompagnamento che serviva da alibi di Davide e poi il ritorno. Anna Maria dunque avrebbe ucciso Samuele tra le 8:05 e le 8:16, prima di accompagnare l'altro figlio Davide a scuola. La gestione post-omicidiale è stata molto lucida nel non toccare le cose, nel lasciarle così com'erano, e tutto quello che poi è avvenuto successivamente, che descrive una persona che ha conoscenza dei fatti e non che si trova a confrontarsi con una tragedia che riguarda il proprio figlio, non un estraneo ma il proprio figlio. Contro Anna Maria ci sono soprattutto un pigiama e un paio di zoccoli insanguinati. Il giudice Eugenio Gramola ordina nuove superperizie. Vengono coinvolti grandissimi esperti come il professore tedesco Hermann Schmitter. Schmitter sostiene che al momento del delitto l'assassino di Samuele era sul letto e indossava il pigiama, sicuramente i pantaloni e forse anche la casacca. Più o meno quello che dice anche il RIS. Il parere del professore tedesco è determinante ai fini della sentenza. Il 19 luglio 2004, Anna Maria Franzoni viene condannata a 30 anni per l'omicidio del piccolo Samuele. 30 anni di carcere, ma perché la sentenza diventi definitiva bisogna aspettare il ricorso in appello che il difensore di Anna Maria Franzoni, Carlo Taormina, ha già annunciato. La donna continua a dirsi innocente, sostenuta dal marito, Stefano Lorenzi. L'unica cosa che posso dire è incredibile.
Per cui tutto quello che penso, penso di averlo già esternato. E ringrazio il cielo di essere ancora calmo, perché veramente non è più sopportabile un trattamento di questo genere. Non è più sopportabile. Non c'è più nulla di inspiegabile. Per la procura di Aosta e per il RIS è una vittoria. Ma l'avvocato Taormina non si arrende. Nel primo processo è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto. Il problema è che non è stato fatto bene. Il processo di primo grado si conclude in maniera inaspettata. Tutto preludeva all'assoluzione di Maria Franzoni. Ma il vero colpo di scena deve ancora arrivare. Il 30 luglio 2004 Anna Maria e Stefano Lorenzi presentano un esposto alla procura di Torino. Per l'omicidio di Samuele accusano Ulisse Ghisciardase, il guardaparco. Aveva avuto occasione di cogliere dei segnali negativi da parte di questo vicino, dicendo appunto di avere notato alcune volte una particolare attenzione non benevola nei confronti del bambino. I Lorenzi avevano sospettato di Ghisciardase fin dall'inizio. Perché questo esposto solo adesso? Perché qualche giorno prima i consulenti tecnici dell'avvocato Taormina sono tornati nello chalet di Cogne, dove hanno fatto una scoperta sconvolgente. Nuove prove che scagionano Anna Maria. Abbiamo trovato questa impronta digitale sulla porta d'ingresso alla stanza dove stava il bambino. Abbiamo trovato questi imbrattamenti nel garage che dall'interno andavano verso l'esterno. In uno addirittura aveva individuato le caratteristiche di un'impronta di scarpone e da analisi effettuate con il Luminol aveva dato un risultato positivo, nel senso che poteva essere una sostanza organica. Queste nuove tracce, trovate dai consulenti di Taormina, riconducibili forse ad Ulisse Ghisciardase, sconfessano la procura di Aosta e soprattutto gettano ombre pesantissime sull'operato del RIS. Perché gli uomini di Garofano non hanno mai trovato queste tracce? E come mai i magistrati di Aosta hanno sempre preferito credere al RIS piuttosto che ad Anna Maria? Durante questa vicenda di Cogne noi sembravamo, siamo passati veramente come i cattivi, quelli che a tutti i costi volevano fabbricare prove false, insomma che ci fosse un accordo veramente luciferino tra noi pubblici ministeri per andare contro la signora Franzoni. La procura di Torino rimanda le prove di Taormina alla procura di Aosta per una controverifica. Vengono nominati 4 nuovi periti che effettuano altri 2 sopralluoghi nello chalet dei Lorenzi. I loro risultati sono scioccanti. Ci sono nuovi colpi di scena nel delitto di Cogne. Per calunnia sono indagati i genitori del piccolo Samuele e 2 periti della difesa. La nuova, dura partita sul delitto di Cogne si gioca intorno ad un'impronta digitale trovata sulla porta della camera da letto e su macchie di sangue rinvenute nel garage della villetta di Montrose. Prove che, secondo la procura di Aosta, sono successive al delitto, quindi costruite. Inizia una nuova appendice investigativa del delitto di Cogne. Si chiama Cogne Bis. Non si può pensare in prima battuta, così in prima battuta, che noi abbiamo fatto dei falsi, abbiamo creato delle prove ad hoc. È veramente una cosa che offende 2 genitori e la memoria del nostro piccolo Samuele. Mi chiedo cosa deve fare una famiglia che ha perso un bambino, a chi deve chiedere giustizia in questo paese. Le impronte ritrovate sulla porta apparterrebbero a uno dei tecnici della difesa, mentre il sangue in garage potrebbe non essere sangue. Sarà svolto un incidente probatorio a Torino per stabilire chi ha ragione e chi ha torto. L'esito di questo incidente probatorio li consegnerà come calunniatori alla giustizia italiana. C'era stata quindi una manomissione per creare delle prove per sviare comunque l'esito delle indagini precedenti, per screditare le risultanze scientifiche precedenti. A tutte queste cose io sono stato totalmente estraneo, ovviamente, sia dal punto di vista operativo sia dal punto di vista
diciamo così, delle iniziative assunte. E non sapevo nemmeno che sarebbero stati utilizzati questi tecnici svizzeri, che non conosco, proprio non li conosco, proprio non so chi siano. Quindi è stata tutta una cosa dei consulenti tecnici. La vicenda Cogne Bis è ancora in corso. Il 16 novembre del 2005, a Torino, si tiene invece il processo d'appello per l'omicidio di Samuele Lorenzi. La Franzoni chiede e ottiene di aprire il dibattimento al pubblico. A Verona vengo. Come è arrivato, scusi? Meno. Ero curioso di vedere questo processo. Il processo del secolo. Davanti al tribunale arrivano curiosi da ogni parte per vedere il volto di Anna Maria Franzoni. Non siamo morbosi noi siamo persone civili. Che interessa di vedere questo processo? Io glielo dicevo, dico: guardi signora, pensiamo alla difesa tecnica, perché dal resto dice, no, ma la gente deve sapere. Qual è la molla che l'ha spinta fin qui? Spero di, guardando con i miei occhi, può darsi se riesco ancora a penetrare, a capirci un po' qualcosa in più. Anche per vedere negli occhi lei, è preso proprio occhiali per vedere la mamma. Ma perché è venuto qui? Vedere magari la faccia di sta Franzoni, no? Ho paura. Avvocato, una battuta. L'accusa chiede una nuova perizia psichiatrica su Anna Maria, ma la Franzoni rifiuta. Anna Maria Franzoni non voleva due cose: la richiesta della perizia psichiatrica e la richiesta delle attenuanti generiche. Tutte e due cose ovviamente che presupponevano la responsabilità. La perizia psichiatrica postula la responsabilità. L'accertare che Anna Maria Franzoni fosse incapace di intendere e di volere significava dare quello che è sempre mancato a questo processo, il momento dell'omicidio. Cioè nulla, cioè la pazzia. Viene così effettuata una perizia indiretta che include anche le interviste concesse da Anna Maria alla TV. Dopo sei mesi, a giugno 2006, gli esperti incaricati dalla Corte concludono che la mattina del delitto la Franzoni sarebbe stata vittima di uno stato crepuscolare orientato. Per la mamma di Samuele, i quattro periti psichiatrici hanno ipotizzato una semi-infermità mentale. Parlano di uno stato di ansia e di un doppio livello di coscienza, con una personalità isterica e narcisistica che utilizza meccanismi di rimozione e negazione. Insomma, il giorno del delitto, la Franzoni può aver ucciso il suo bambino. Ma l'ha rimosso. Ma Anna Maria continua a proclamarsi innocente. Non mi stancherò mai di chiedervi chi ha ucciso il mio figlio. Non è nella mia mente che troverete il colpevole. Non potrò mai confessare ciò che non ho fatto. Dopo questa dichiarazione, Anna Maria lascia l'aula. La segue l'avvocato Taormina, che prima in polemica con la Corte, poi con Stefano Lorenzi, abbandonerà la difesa della donna. Io scelgo di abbandonare il processo per una divaricazione che si era creata infine con lo staff difensivo, in particolare con Stefano Lorenzi ed un sacerdote che curava tutta questa operazione. Ad Anna Maria viene assegnato d'ufficio l'avvocato Paola Savio. Paola Savio non ha lo stile di Taormina. I suoi toni sono più miti, ma non meno determinati. Secondo la Savio, Samuele è stato ucciso da un estraneo entrato in casa che l'ha colpito con un sabot a carro armato, calzatura molto diffusa in Valle d'Aosta. Noi non chiediamo alla Corte la pietas. Noi la lasciamo a chi non ce l'ha. Noi chiediamo solo giustizia e siamo sicuri che questa Corte ce la darà. Possiamo ipotizzare ad una persona che vede la mamma uscire assieme a Davide e le vuole fare un dispetto, e allora magari entra, non pensa di trovare il piccolino tutto rannicchiato sotto la coperta calda della sua mamma e viene preso dall'agitazione, dal raptus, dal oddio, adesso qualcuno mi ha visto, perde il controllo e colpisce una, due, tre, quattro, cinque, sei, e col famoso sabot che tiene in mano esce e se ne va. Per l'accusa invece l'assassina è sempre lei, Anna Maria Franzoni, anche se ha finito per non crederci. Il processo si conclude il 27 aprile del 2007.
Anna Maria Franzoni viene condannata a 16 anni di reclusione, ma almeno per ora non andrà in carcere. Sono stati esclusi il rischio di fuga e la pericolosità sociale. L'ultima parola spetta alla Cassazione. Anna Maria, ha deciso di andare via? Vieni. Ragazzi, che perché non parli male adesso? Con queste cittadine. Anna Maria, perché non vuoi parlare adesso? Il 21 maggio 2008 la Cassazione conferma l'appello. Dalla notte scorsa è di nuovo in carcere Anna Maria Franzoni. La Cassazione ha confermato in via definitiva la sua condanna a 16 anni per l'uccisione del figlio Samuele, 6 anni fa a Cogne. Anna Maria viene portata in prigione alla Dozza, a Bologna. Grazie all'indulto ha avuto uno sconto di 3 anni. Se le concederanno la semilibertà, già nel 2014 potrebbe riabbracciare il marito Stefano e i due figli, Davide e Gioele, che a quella data avranno rispettivamente 19 e 11 anni. Samuele ne avrebbe compiuti 16. Rifiutarsi di andare a fondo, cercare di capire, non è facile, lo capisco benissimo. Tutto questo però è molto misterioso, perché una persona che è così convinta di non essere l'autrice di quel delitto non fa quasi subito dopo un altro figlio con tranquillità. Vuol dire che c'è qualche cosa che la porta a essere del tutto convinta di non essere lei. Forse ha funzionato il tasto delete, la cancellazione di quello che è successo in quei 4-5 minuti.